Buongiorno a tutti, siamo in live ad un altro appuntamento di Omnia di Alichino in questa sezione sociale con la dottoressa Angela Ganci. Buongiorno Angela. Buongiorno. In imbarazzo ogni volta che la chiamo dottoressa. È estate, siamo tutti in vacanza. Anzi, grazie per chi è collegato su un tema sicuramente non leggero, però su un tema come quello della depressione, appunto, come si è stato annunciato, che riguarda sempre più persone, sempre più bambini. Poi parleremo di agosto della depressione infantile e soprattutto che è seconda causa per l'Organizzazione Mondiale della Salute o Sanità, che dir si voglia, di patologia, è la seconda patologia, quasi parificata al cancro, di morte, perché dalla depressione si potrebbe passare poi al suicidio. Quindi sono tutte situazioni di allarme sociale e non da non sottovalutare. Infatti vedremo quali sono i criteri di valutazione della depressione, come curarla e soprattutto come prevenirla, chiaramente. Certo. Cioè, ci si potrebbe riconoscere anche transitoriamente in una depressione transitoria, in un umore basso. Però adesso vedremo la differenza con la depressione clinica. Infatti ho ricevuto, diciamo, delle richieste da alcune persone per poter ascoltare, proprio perché un po' tutti, tra virgolette, soffriamo di depressione, nel senso che un po' della nostra vita, a causa di lutti, a causa di situazioni negative che non sappiamo gestire, c'è quell'umore basso. Ricordo, diciamo, fino all'altro ieri ero in pandemia, si prospetta in Sicilia almeno, per esempio, da questo punto di vista, una zona gialla. Questo ha provocato un trambusto. Non dico che certo, ma ci sono delle probabilità che questo avvenga. Sicuramente questo porta ad uno stato di sforia, o comunque di tristezza, se vogliamo, delusione, se però la vogliamo mettere in maniera molto, molto, molto banale, e questo è un sintomo di umore negativo da gestire nel lungo periodo. Per cui adesso, appunto, come scaletta generale, diciamo, parlando dei Sì. criteri, parleremo delle cause e delle terapie, quindi come solitamente facciamo. Però, siccome l'altra volta, 2 settimane fa, abbiamo parlato di ansia, il collegamento tra ansia e depressione. L'ansia Esatto. provoca la depressione perché, evidentemente, se tu hai difficoltà a uscire, claustrofobia o agorafobia, difficoltà a fare gesti quotidiani come appunto andare al supermercato piuttosto che altro, chiaramente questo ti provoca uno stato di depressione, inteso come senso di non essere utile a te e agli altri. Quindi questo è anche un altro aspetto. Per cui lo collegheremo, però, se poi sono delle domande, iniziamo proprio, diciamo, con la descrizione dei criteri. Questo è sì. Quindi è con le condivisioni, come sempre. Quello Lo sì, sai. già fatto. Allora, Angela, per iniziare questa nostra conversazione dico intanto ciao Francesca e ciao Stefano perché sono già presenti e ti salutano. E poi diciamo anche che, appunto, parlando del collegamento con la scorsa puntata che ci siamo lasciate a proposito dell'ansia, quali sono, diciamo, le caratteristiche che possono fondere sia l'ansia che la depressione? E quali sono diciamo, le conseguenze che possono nascere da una depressione che porta un'ansia e quindi anche a livello molto grave, no? Quali sono le conseguenze e come possono fondersi queste due caratteristiche abbastanza particolari e abbastanza gravi? Perché esiste l'ansia leggera, come stavamo dicendo l'altra volta, quindi l'ansia positiva, ma esiste anche l'ansia distruttiva, come la definisco io, no? Quindi facci un po' questo excursus parlando appunto anche dell'ansia, per favore. In che modo l'ansia unisce la depressione? Ok, i Esatto. collegamenti tra di loro, interessa questo? Ok, va bene. Allora, intanto l'ansia può essere fisiologica, abbiamo detto l'altra volta, e anche patologica. Fisiologica è quando ti attivi di fronte a un pericolo. Se tu sei di fronte a un pericolo, si parlava dell'orso, mi sembra, la volta Sì, scorsa. l'altra volta si parlava di rosso. Esatto, sì. Ed è però un pericolo, nell'ansia il pericolo di solito è, non di solito, e deve essere soggettivo, percepito, cioè un orso in generale fa paura, ma non a tutti, abbiamo detto che c'è chi addirittura ammaestra i tori o gli orsi, queste cose, quindi fa paura sicuramente a molti, non a tutti. In generale
chi soffre di ansia percepisce uno stimolo minaccioso e quindi si attiva per evitarlo scappando o bloccandosi, abbiamo detto attacco-fuga, ma lo stesso stimolo può anche non fare paura o generare ansia a qualche altra persona. Abbiamo delle gradazioni, cioè nell'ansia normale è chiaro che normalmente, se vogliamo, per leggere grandi numeri, il toro ti fa paura, a meno che appunto tu non sia addestratore, ma la maggior parte delle persone in città non sono addestratrici di tori, credo. Mentre la paura di un insettino, di una formica, ecco, per esempio, è abbastanza irrazionale, cioè nel senso che non è pericolosa di per sé la formica, può fare un po' di sensazione di ribrezzo come lo scarafaggio, però di per sé sono innocui. Quindi chi ha fobia, paura, per esempio, delle formiche, o si parlava del chihuahua l'altra volta, che effetti poi è innocuo, quella è un'ansia patologica perché ti blocca e non ti permette di fare delle normali attività di vita, patologicamente parlando. E Parlavamo questo anche del cane disegnato l'altra volta, addirittura abbiamo parlato. Sì, esatto, sì. Nel caso dell'ansia patologica, poi c'è pure il fatto che c'è il cane disegnato, brava. L'immagine ti provoca talmente tanto ricordo, ecco, di quello che ti è capitato di fronte a un cane vero, che effettivamente è molto, molto irrazionale. Nell'esame di realtà un disegno non può mai provocare appunto un danno. Però se ben ti ricordi, ecco, tornando sempre indietro nelle puntate, comunque nella bibliografia psicologica, ci sono poi, quando l'ansia e la depressione diventano veramente estreme, si raggiunge il confine con la psicosi. Si potrebbe raggiungere il confine, più che psicosi, devo essere precisa, non spaventiamo le persone, assolutamente no, ma con sintomi simili psicotici, paranoici. E allora è possibile sentire se una persona è molto ansiosa, molto depressa, questa situazione mi perseguito, questa persona vuole farmi del male, sintomi appunto di paranoia, qualcuno che ce l'ha con me, proprio perché l'ansia è talmente elevata che per difenderti proietti il pericolo, e quindi ti difendi, magari sei ansioso ma sei anche aggressivo, perché in qualche modo ti vuoi difendere. Il depresso vedremo che ha anche dei sintomi aggressivi. Quindi nella mente non c'è mai una sola polarità. Il depresso è giù, triste, piange. Può anche essere aggressivo. L'ansioso anche, e di solito sono disturbi che si chiamano questi internalizzati, nel senso che sono disturbi di autosabotaggio, ti fai del male. L'ansioso si fa del male perché appunto ha paura di tutto e sempre. Però non è detto che in particolare momento non sia della polarità opposta e quindi sembra quasi un aggressivo versante psicopatico, nel senso che è mo molto 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 aggressivo da questo punto di vista. Quindi si va da un posto all'altro. L'importante è sapere che quando l'ansia diventa molto pesante, la depressione diventano molto pesanti, si va al confine con le, anzi la depressione sono elementi nevrotici, verso invece confini psicotici, ovvero di rottura con la realtà. La persona non si rende conto che quello che dice fa parte di una macchinazione mentale, perché è abbastanza improbabile che qualcuno ti voglia del male, dico anche perché nella media delle persone ognuno ha i suoi problemi, come dico io, quindi non è che diciamo individuano te come causa del capro espiatorio dei tuoi problemi, se lo fanno è perché hanno problemi loro, ma nessuno sta in genere a guardare te, non sei così importante come dico io, per cui devono complottare, ma Non mi ricordo. nei sintomi psicotici invece c'è questa megalomania per cui io sono al centro, un po' mi vogliono bene, un po' mi vogliono male, per cui diciamo tutto il mondo gira intorno a me. Delirio, insomma, quello che comunemente si chiama delirio. Ma si può arrivare. Io, per esempio, racconto un aneddoto così, diciamo, nel caso di una che non era paziente, una signora che conoscevo per altri versanti, non in terapia, però. Con una depressione molto molto grave, curata con degli psicofarmaci, peraltro non compensati, perché poi c'è il problema della psicofarmacologia, se me ne parleremo, che al telefono diceva, si parlava, c'è un rumore di fondo, come ce ne sono tanti rumori di fondo durante la telefonata, diceva: ma mi state controllando? Ma chi ascolta la mia telefonata? Perché tutta l'attenzione è su di sé. Questo è un sintomo ovviamente di delirio paranoico, comunque si arriva. E comunque era una sintoma depressiva, perché non era. Era un momento di particolare stress, si univa alla depressione e nasceva, è transitorio. Chiaramente ha una schizofrenia, una psicosi, ha questi sintomi costantemente, quindi spero dobbiamo stare attenti perché
La mente è fragile, nel momento in cui ti abitui anche a, vediamo cosa, stati di pensiero sempre negativi, comportamenti negativi, autolesivi, diventa un tuo modo, non ti vedi diversamente. Quindi il depresso tenderà sempre a dire, sente sempre dire ad un depresso, sono inutile, non valgo zero, non so fare niente. Quando poi tu gli dici, ma guarda, hai fatto nella tua vita una sola cosa buona, fatto un esempio, non so, hai preso la laurea, Esempio, sì. la persona sì, ma tu vedi che è molto depresso, quasi non ricorda, diciamo, veramente, minimizza anche di fronte all'evidenza che magari è una cosa su 100 miliardi sbagliate, anche perché gli altri te lo fanno credere. Tu sei sensibile al fallimento e quindi ingigantisci il fallimento. Quindi anche, vediamo poi la parte fine, diciamo, la terapia è quella di fare vantaggi e svantaggi, cioè cosa hai fatto, cosa non hai fatto, cosa potresti fare, ma valorizzare quello che comunque hai fatto, anche perché la depressione è molto molto subdola, cioè non sempre riconosci i segnali, soprattutto quando è molto forte. Non solo è forte per chi la subisce, ma devo dire, poi non so se qualcuno ha avuto a che fare con persone appunto depresse clinicamente o meno, è difficilissimo avere una relazione, diciamo, voglio dire umana, nel senso di rispecchiarsi. Perché non ci si crede quanto una persona possa realmente avere questo tipo di depressione. Si dice, dai, su, ce la farai, c'è il sole la mattina. La persona depressa, questo non glielo devi dire perché ti sente presa in giro, in quanto il problema è che non, il sole, questo sole, infatti dico, non lo vede. Diciamo. Quindi sopportare le lamentele spropositate, sproporzionate, è pesantissimo per i familiari, per i caregiver. Abbiamo persone che non riescono materialmente ad avvicinarsi e lasciano volente o nolente la persona depressa a letto perché non hanno capacità di gestione, sono stressate e quindi chiedono un aiuto esterno. Però parliamo di depressioni molto gravi. Quindi la notizia in apertura. Parliamo di quella fatica ad alzarsi dal letto, ne so qualcosa. Nella casella della depressione, diciamo quella molto forte, si arriva addirittura a dire io non mi alzerò domani, oppure ti alzi a mezzogiorno e sei ancora più stanco perché chiaramente il ritmo sonnoveglia viene Esatto. sballato. Però il senso proprio di inutilità, proprio il senso del È peso di vivere, proprio, senti? cioè, una Sì. percezione strana che senti quando ti devi alzare dal letto e sei in una fase come per dire non mi voglio alzare più. C'è come Sì. un peso, ovviamente non è vero perché non c'è quel peso, però è come se qualcuno ti spingesse a stare sul letto, è come se qualcuno ti spingesse a stare lì sopra, è come se tu avessi un peso non fisico sopra, anzi, che ti spinge ancora più sotto. Se ti può far finire sotto il letto, ci finisci tramite sopra il letto. Io almeno ci ho avuto questa sensazione nel periodo più buio. Diciamo, della mia esistenza. Cioè, ho avuto questa proprio sensazione di non riuscire ad avere proprio la forza fisica di alzarmi. Comunque abbiamo qualche commento, poi te lo leggo. Sì, l'argomento è vasto, diciamo, ho trattato la parte finale della depressione, nel senso è quella più Stefano, ti fa grave. una domanda. Comunque finisci Sì. il tuo discorso e poi casomai. Sì, diciamo, parliamo, cioè, quando si parla di depressione, perché attira molto l'argomento? Perché un po' diciamo siamo depressi, un po' tutti siamo depressi, un po' tutti un mezzo lutto tutti, un po' problematiche varie. Ma la depressione clinica, la depressione quella che ti porta in uno stato appunto di spossatezza, di non sapere più cosa fare, è quello per cui non ti spieghi perché prima era tutto sommato bello. Facevi azioni quotidiane come lavarti, mangiare, e poi improvvisamente queste azioni non ti va più di farle. Non hai più, ecco, la depressione è non avere voglia, desiderio di fare le azioni quotidiane. Quello che per noi è mangiare, addirittura si lasciano andare perché mangiare appunto è goliardico, è un momento di compagnia, è un momento, diventa addirittura quello. Momento diciamo come se ci fosse in appetenza anche difficoltà a percepire i gusti nella depressione, i gusti dei cibi, o viceversa, diventa un momento di sfogo dei propri disagi e quindi mangi tantissimo e chiaramente poi mangiando tantissimo in grasso comunque hai degli sbilanciamenti di tipo alimentare e la depressione aumenta in quanto vedi che sei fuori forma, quindi è tutto un cane che si morde la coda, diciamo. Io, visto che comunque un po' tutti sappiamo cos'è la depressione, senza dire sei depresso, che è diciamo una frase abbastanza comune, non è clinica, perché
depresso clinico è una cosa, il depresso, se sei depresso dai, tirati su e ce la fai, non è depressione. Se io ti dico sei depresso, dai, ma la vita è bella, usciamo, esci, non è depressione. Cos'è la depressione, appunto, vogliamo, a livello patologico, chiaramente sto dicendo, in depressioni quelle costanti. La definizione che già su Facebook comunque l'avevo data è presenza di umore triste, vuoto e irritabile. Io sto prendendo gli umore triste. Ah, sono triste, appunto, mi sento che nulla va bene, nelle La relazioni, nel lavoro. Esatto, proprio triste, nel senso che tristezza e vuoto. Mi sembra che tutto sia inutile, vuoto, non riesco a trovare qualcosa che mi appaghi. Lo cerco, questa ricerca infinita è qualcosa che mi appaghi. È evitabile. Come dicevo, il depresso di solito tende a essere triste, però quando si arrabbia anche molto, anche perché non viene compreso nella sua sensazione di vuoto e di tristezza. Però questo è accompagnato da sensazioni fisiche, fisiologiche, cognitive e comportamentali. Ci sono proprio dei sintomi. A te dico alcuni proprio. Chiaramente chi soffre di depressione clinica ha tantissimo, intanto secondo il manuale di psichiatria per più di 6 mesi deve avere queste caratteristiche e deve essere copresenti. Allora, intanto diciamo ovviamente l'aspetto emotivo, devi essere triste, questo già l'abbiamo detto, depresso, devi sentire che il mondo non va, devi sentire che tu non vali, senso di colpa, senso di colpa, anzi, proprio dire di indegnità. La persona depressa dice io non valgo a niente, non vale la pena vivere perché non sono utile a nessuno, è questo che dice la persona depressa, valgo zero, proprio lo senti costantemente dire. Sensazioni del futuro, il futuro non mi lascia niente di buono e soprattutto senso di colpa, caratteri cubitali, diciamo, la persona depressa si sente in colpa per tutto, si sente non soltanto che gli altri danno la colpa e quindi mi danno la colpa di essere disordinato, no, personalmente depressa, proprio depressa in senso clinico, patologico, serio, dice io mi sento in colpa anche se gli altri non mi danno la colpa, questa è una cosa un po' particolare, quindi mi sento in un senso di come dire, inutilità dell'esistere. Io non sono degno di vivere, è pesantissimo, perché ovviamente sappiamo che tutti, pregi e difetti, dico, la dignità di vivere la si Un dà a po' il mal di tutti. vivere di un, è un po' il mal di vivere di un famoso poeta. Quasimodo, certo. Quasimodo era giusto. Mai vivere incontrato. Cioè, sì, Mamma in mia. questo caso il male di vivere significa il male di vivere dentro di me. Cioè, allora, Mi come Atlante che reggeva il mondo, mi sta avendo adesso questa bellissima sta chicca, no? venendo in mente Montale e gli ossi di seppia. Va Monta bene, andiamo esatto, avanti. sì. Forse no, ma era Montale quello, non era Quasimodo, sì. Sono leggermente letterati. Sì, infatti. Però dico, come Atlante regge il mondo, Atlante ovvero quello che si prendeva tutti i mali del mondo, tutto lui, aveva tutti i problemi, li aveva tutti lui. Allora, il depresso si porta sopra di sé tutti i problemi del mondo, nel senso che sto male, è colpa mia di tutto, insomma, un peso eccessivo, diciamo, non è metabolizzabile da una sola persona. Questo come ed è di rovina anche, se mi rovino sarò rovinato, insomma, tu immagina un dialogo interno di questo tipo, spesso costante, cosa porta a livello cognitivo, a livello di vita, di qualità di Chiarissimo. vita. Poi, così definiamo, e poi se sono domande su questa definizione, vediamo di capire se parliamo di depressione o no. Livello Sì, ce ne sono diverse, credo che tu cognitivo, abbia un sì. po' da rispondere dopo. Sì, no, io volevo inquadrarla nel senso che parliamo di questo, vediamo se poi in base alle domande la persona ti conoscono. Livello cognitivo, disturbi della concentrazione e memoria, questo è importante. Persona depressa, visto che ha questo grillo che gli dice non serve a niente la vita, non serve a me, non ti ascolta neppure quando parli, cioè tutta presa da questo si chiama eloquio interno, pensiero negativo automatico del fatto che il mondo non vanno gli altri, ma soprattutto non vai tu nella depressione. Livello comportamentale, leggo testualmente. Come? Sì. Un circolo vizioso, un cane che si morde la coda. Sì, per quando la depressione è tutto internalizzato solitamente, non vai bene tu. Cioè, addirittura gli altri vanno bene, tu proprio non vai bene, comunque non andrà bene niente, insomma, né ora né dopo. Cioè, nella depressione, mi stai facendo ricordare, c'è una, come dicono gli psicanalisti, c'è una predominanza del passato. La depressione è tutto sul passato, io non ho fatto, io non potevo. E quindi il futuro è tutto, cioè il futuro non si vede. Mentre l'ansia, a differenza della depressione, è proiezione del futuro. Io domani starò male.
poni caso. Anzi, no, io sarò male perché c'ho l'orso e fra 2 minuti avrò l'ansia, ansia anticipatore, si diceva. Quindi io prevedo, anche un po' arbitrariamente, che fra 1 minuto avrò l'ansia. Poi se in realtà tu curi te stesso e con la terapia vedi che poi l'ansia non ce l'avrai, per forza è perché ti immagini e ti autosuggestioni, questo è il concetto. La depressione invece è tutto il contrario. Cioè io, siccome a 4 anni ho avuto un abuso, faccio l'esempio, la dico molto così, mi occupo di abuso, ho avuto una vita disgraziata e allora sì, tutto andrà così. Chiaramente questo non è assolutamente vero perché abbiamo la resilienza, abbiamo... però la persona depressa è rimasta in questo limbo, non ha avuto la possibilità per temperamento, per aiuti, per situazioni di pensare ad un esito diverso, perché la persona depressa, qualcuno mi chiedeva le cause, leggevo velocemente, chiaramente per avere una depressione ha avuto un passato traumatico o ha avuto un... o ha delle condizioni biologiche, genetiche predisponenti. Sicuramente nessuno si autosabota con una depressione, non se la fa venire, come dicevano, dai, ti passa, perché non è che te la fa venire e ti passa, non sei No, tu no, che puoi scegliere. tipo qualcuno che diceva, ma io sono ricca, me la curo con Armani. Ah, la faccia di... Beh, io invito, no, invito no, cioè... Per avere una cognizione di quello che sto dicendo, a parlare con una persona davvero depressa, ma depressa Esatto, bravissimo. seriamente, Non per seriamente, finta. no, 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 ti rendi conto che ci sono dei meandri umani, laddove proprio, io non sono psicanalista, tu sai, ma la psicanalisi ci arriva perché va dentro, come dire, aspetta, non vorrei sbagliare a dire qualcosa, dentro mi pare l'essere proprio nel mondo, perché certo Casper, mi pare un filosofo, parlava di essere nel mondo, allora, retaggi questi dell'università. Chiaramente Casper mi pare che sia, sì, comunque tutti, tutta la fenomenologia, no, del versante, diciamo, filosofico, parla dell'essere nel mondo. E allora il depresso si vede nel mondo come una puntina insignificante, cioè come dice, ma io che ci sto a fare, a che servo, che senso ha? E questo è molto 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 pesante contro la dignità umana, perché, e io faccio il collegamento con lo psicopatico, dico perché lo faccio, per fare capire banalmente che c'è gente, personalità, persone, ad alcuni etichettati, diciamo, arbitrariamente come non esseri umani, perché hanno compiuto delle azioni disumane e crudeli, non confacenti alla natura umana, che non hanno senso di colpa. Quindi se tu poni un parallelo tra depresso e psicopatico, parliamo di assolutamente situazioni molto diverse. Il depresso si dà la colpa di tutto quello di cui non ha colpa. Lo psicopatico non si dà colpa di quello di cui avrebbe colpa, invece, perché assassino è una colpa e quindi dovrebbe riparare il danno, ma lui non si crea il problema. Quindi abbiamo assolutamente situazioni molto diverse. E banalmente tu dici, ma di che stiamo parlando? Cioè, umanamente vai più, diciamo, a empatizzare col depresso, e chiaramente vai perché ti è più umano, ecco perché gli abusati fanno più simpatia degli abusanti. L'abusante di solito è psicopatico, l'abusato è di solito depresso perché ha subito quello che ha subito, no? Ma parliamo di cosa di reazione diversa, sempre un trauma. In ogni caso, non serve neppure spiegare al depresso quello che dico adesso io, perché una persona depressa non ascolta, come dicevo, una concentrazione e memoria, non ascolta quello che dici perché è finché è risucchiato dai suoi problemi esistenziali di autoflagellazione, dico io, che il mondo è andato male, andrà sempre male, c'è questa cortina che non ti permette di vedere. Ecco perché il supporto farmacologico certe volte è necessario, certe volte. Quando invece apri lo spiraglio e incominci a fare una cognizione del mondo, di quello che accade, vedi che c'è obiettivamente il mondo è variegato, si può sbagliare anche tantissimo e al limite si può anche riparare, come possiamo vedere anche nei casi di riparazione del danno degli omicidi delle persone che hanno Esatto. compiuto. Quindi il senso di autoperdono, ecco questo come messaggio: perdono a se stessi anche nel caso di colpe estreme, c'è in quanto esseri umani. E d'altronde c'è chi il senso di colpa, diciamo, ingiustificato, eccessivo, se lo dà a se stesso. Quindi, ecco, nella sanità, nell'equilibrio, nella felicità, è bene accettare che esista una colpa, ma nel caso in cui non sia oggettivamente, cercare, diciamo, di autoperdonarsi. Infatti si parla, diciamo, di essere benevolenti con se stessi. Ma a prescindere da questo discorso, diciamo, un po' filosofico, c'è un aspetto anche biologico nella depressione molto grave, perché i soggetti depressi hanno tutta una serie di scompensi alimentari. Mangiano poco, mangiano molto. Del sonno, dormono poco, dormono molto. Durante il giorno crollano a terra perché
dormendo male poi hanno insonnia, o dormo si collegano alle 4 di mattina, cioè si addormentano molto, molto malamente, eppure sono rallentati psicomotoriamente, a livello psicomotorio, molto lenti, parlano lentamente, così, oppure sono molto rapidi, al contrario, diciamo. E soprattutto, sessualmente, si diceva l'altra volta, l'aspetto sessuale, desiderio sessuale quasi abolito. Chiaramente, non essendoci più nel depresso la spinta vitale alla vita, alla bellezza della vita, l'aspetto sessuale, che è uno degli aspetti, diciamo, appunto, della vita, più collegato al piacere, viene immediatamente abolito. Infatti, devo dire che anche gli antidepressivi non aiutano da questo punto di vista, perché appunto, anche quelli continuano a inibire il desiderio sessuale, poi dipende anche dalle dosi, eccetera. Però, caratteristiche, difficoltà di provare piacere nelle attività precedentemente fonte di benessere. Se tu improvvisamente andavi a fare jogging la mattina, faccio un esempio qui, mi fermo come definizione, e poi il giorno dopo non ci vai più, il giorno dopo, per 6 mesi non ci vai più, per 6 mesi minimo, no? Non sai perché non ci vai, ti piaceva, in un certo momento non ti piace più, ma non ti piace più avere a che fare con i tuoi amici. C'è un senso anche di estraneità collegato al fatto che l'amico a un certo punto ti sembra quasi estraneo, senti proprio anche questa difficoltà a articolare le parole, sensazione di spossatezza che non è transitoria, non è transitoria. Vai a cercare le cause, spesso e volentieri nella depressione clinica trovi delle cause organiche, cioè. Io, la domanda che fai sempre, perché quasi sempre indovini come clinico, è: ci sono casi di depressione in famiglia? La devi fare la domanda, perché la trovi spesso, trovi sicuramente qualcuno che Infatti, quando io sono andata dalla psicologa, torniamo ha sempre a me, un esempio. e sono l'unica presente fisicamente, ma trovo molto, leggiamo i commenti. Assolutamente sì, io ho finito. Mi ha risposto la mia psicologa, mi ha detto: ma tu hai casi, parlando dell'ansia, hai casi in famiglia di persone ansiose, di persone particolari? Io ho detto: io nella mia famiglia persone ansiose? No, che scherza, dottore, no. Sì, ce n'è una particolare. Sì, vabbè, diciamo che l'ansia e la depressione sono collegate entrambe a questi aspetti, diciamo, della familiarità. Perché? Sia perché crescendo in un ambiente di tipo ansiogeno o depresso, chiaramente col tempo ti abitui a reagire in un certo modo, a parlare in un certo modo, a parlare di te in un certo modo, sono inutile o la gente è inutile, il mondo è inutile, eccetera, eccetera. E d'altronde, per esperienze genetiche sì, perché se tu hai un padre, un parente di primo grado depresso, una madre, per un discorso proprio mendeliano, genetico, può saltare una generazione, comunque può avere dei geni latenti, vabbè, questo ovviamente è un discorso che fa uno psichiatra, però dei geni latenti, o comunque non sai, nelle generazioni, se puoi avere una predisposizione, comunque che è predisposto a livello genetico e non lo sa perché la malattia non si è espressa, ma sono in potenza, di fronte a uno stress reagisce più negativamente. Il problema di chi ha un familiare depresso è che non soltanto tutta la vita sente parlare di depressione, e tu pensi, bambino che cresce, sente dire: ah, non ho forza di alzarmi, cioè diventa anche pesante da gestire, da capire, da accettare. Più una predisposizione genetica, perché cioè, noi parliamo di cromosomi sessuali, di predisposizione genetica, parliamo di trasmissione genetica delle patologie. No, non è come gli occhi azzurri o gli occhi scuri che si trasmettono, sappiamo come, sappiamo di patologie complesse, perché la depressione ha cause genetiche, cause ambientali. Nel senso che se tu subisci un lutto precoce, la probabilità che diventi depressiva, cioè, esiste. Se tu subisci la morte del genitore da piccolo. Però non tutti diventano depressi, poi ci sono dei fattori di resilienza. Incontri qualcuno che ti fa da padre e da madre, e quindi questi pensieri negativi non si instaurano. Tu stessa hai un temperamento forte, se i maschi sono più forti da questo punto di vista delle donne, di solito, delle ragazze, hanno più una tenuta maggiore, insomma, dipende poi da caso a caso. Però diciamo Esatto. di solito avviene così, differenti cause, genetiche e non genetiche. Forse c'hanno delle domande. Ok, Sì. sì, assolutamente. Allora, c'è Stefano che ha richiesto tale argomento, tra l'altro, e che ringraziamo ovviamente, che ci chiede: la depressione può derivare dall'essere non felice, dalla mancanza di qualcosa? Allora, la depressione clinica come essere non felici, cioè
La depressione è espressione del fatto che tu non godi della vita, delle cose belle della vita, della felicità. Non riesci in qualche modo a essere felice, cioè non riesci proprio a godere degli attimi, ok? Quindi pensi sempre al negativo. Ma ci sono delle variabili individuali. Puoi non essere felice perché la tua vita non è come la vorresti. Cercare di renderla migliore chiedendo aiuto. Diciamo circondati da persone che comunque hanno ti danno stimoli facendoti contagiare dagli stimoli chiedendo aiuto e quindi aprendoti al mondo da questo punto di vista. La persona depressa invece ha la visione che niente sarà bello in futuro, che tutto è stato cattivo e che lui stesso è indegno di essere felice. Dobbiamo considerare questo, che l'aspetto principale della depressione è che la persona sente di non essere degno della felicità, se parliamo di felicità. Ecco perché non si fa aiutare. La persona depressa si fa aiutare invece, magari, ecco, mi è capitato molto spesso, non tanto per essere felice, quanto perché non riesce a dormire. L'insonnia è uno dei sintomi terribili della depressione, l'inappetenza, o l'agitazione, o tentativi di suicidio. Ma una persona depressa, davvero depressa, non ti dirà mai. Clinicamente sto dicendo, non ti dirà mai, cioè io vorrei essere felice, ma in realtà non me lo merito, devi superare questa situazione. Però non c'erano dei dati che dicono che si diventa depressi perché ha avuto sì, tragedie insormontabili, c'è cioè tutto sempre relativo, se hai avuto tragedie tra virgolette precoci, sì, è molto probabile che sviluppi sintomi depressivi, ti ripeto, restare orfani da piccoli, subire abusi. Molto collegato alla depressione, sono sintomi sicuramente depressivi, ma è la gestione nel tempo che deriva da come sei, se chiedi aiuto, quali risorse interne hai, che incontri fai. È anche un discorso, devo dire, di fortuna, veramente di casualità, uscire fuori dalla depressione. Incontri qualcuno che in qualche modo ti fa da padre, che non hai avuto. Quindi, se tu senti le storie, la persona è depressa solitamente, quelle. Io dico più sfortunate, sono quelle che hanno avuto per tanti motivi, sia perché un po' stato allontanava le persone, perché la persona depressa allontana gli altri, chiaramente, in questo senso è loco negativo, sia perché magari obiettivamente non ha avuto mai nessuno che si è accorto di questo stato. Faccio un esempio: abusi sessuali che avvengono in campagna, zone sperdute nel mondo. Noi troviamo qualche si è fatto di cronaca, non lo dico io, perché mi chiamo Angela Ganti, giusto? Persone scoperte dopo 20 anni di abuso dentro uno sgabuzzino. Parliamo di padri che violentavano figlie. In uno stato animalesco. Di che stiamo parlando? Qua che resilienza ci può essere? Non abbiamo neppure il vicino con cui parlare, non abbiamo manco un parroco, non abbiamo nessuno. Situazioni in cui si perpetrano gli abusi, la depressione, le violenze, il disturbo da stress, in cui nessuno fa niente perché effettivamente nessuno può sapere. Quindi la gioca anche la geografia, il periodo storico. Quindi, quando si parlava di depressione, esempio, guerre mondiali, bombardamenti, campi di sterminio, grazie, cioè, un po' di sterminio, tu hai una situazione di prigionia in cui la depressione si sviluppa necessariamente, perché è una situazione, vedere continuamente stermini, gente morta, tuoi compagni, no? Sono sintomi molto comuni. Ma una situazione normale in cui puoi comunque riferirti a un compagno, un amico, una scuola, servizi sociali, anche di denuncia, anche di supporto telefonico. C'è per esempio il telefono giallo, che è un telefono nazionale, ti aiuta nei casi di depressione, tentato suicidio. Però oggi c'è l'informazione. Il problema è che il problema è quello di individuare con dei segnali, come dicevo io, la persona depressa, a scuola soprattutto, perché laddove il bambino va molto spesso a scuola, appunto, diciamo, elemento preferenziale, è tirarlo a sé, magari con una scusa dicendo guarda, facciamo un po' di ginnastica, guarda, oppure facciamo un'attività creativa, un disegno, mano a mano, ma come stai a casa? Facendo delle domande un po', diciamo, inquisitorie, un po', diciamo, per indagare il tipo di vita. E magari convocare i genitori. Sì. Elise. Cosa? Sì, e magari dico convocare i genitori se si nota che un bambino ha sintomi depressivi, per esempio. Convocare Certo. la scuola. Questo. Certo. Ok, poi abbiamo il commento del signor Enzo che ci dice, no, meglio che lo leggo dal telefono perché è troppo lungo È troppo lungo, ho visto dei commenti da lì. dall'app non la vediamo, da StreamYard non lo vediamo tutto.
Ma qual è la fonte della depressione? Esiste una sola fonte o infinite fonti? Se eviti una fonte, cadi nell'altra. Quindi la depressione, più la ci sta addosso, più la rendi forte. Secondo me, dottoressa, un essere patologico fa seguito, non guidato. Quindi bisogna manifestare agli altri gli effetti patologici che tira fuori il patologico. La depressione, se la conosci, non si è aggrediti, almeno non è un'aggressione violenta. Beh, lì bisogna chiamare il 118 e viva la depressione, abbasso la depressione. Di che parliamo quando parliamo di depressione? Quando viviamo in una società depressa? Quando non si ha a che fare con un singolo individuo depresso, ma con un'intera società. Mi illumini, dottoressa? Beh, commento abbastanza. Signor Renzo ci ha dato una bella cattata vera stamattina, eh? Allora, questo è un aspetto storico-sociologico da non scartare, no, ha torti il signor, come si chiama? Detto... Renzo. Signor Renzo, non Sì. cominciamo con tutti i nomi e cognomi No, perché vabbè, perché il signore di cui prima, diciamo. penso che non si offenda se lo chiamo signor Renzo, No. semplicemente, senza cognome, non credo. Oh, E vabbè. intanto diciamo anche buongiorno a Sabrina, Buongiorno a tutti quelli che seguono. a Buongiorno, tutti già. quelli che Buon seguono. pranzo a momenti. Esatto, e buon pranzo a tutti. Andiamo avanti. Dicevamo, allora, dunque, la società è depressa. Allora, la società di oggi, devo dire che è depressa, però depressa secondariamente, secondo me. Depressa secondariamente perché prima di tutto c'è una corsa all'eccellenza, c'è una corsa al fare, c'è una corsa all'apparire, c'è una corsa ad avere soldi, denaro, fama. Tutto superare gli altri, competitività. Questo provoca depressione, che se io mi aspetto sempre il massimo, non avverrà mai il massimo, perché il massimo è Non è solamente il relativo, massimo, è che sempre il oggi massimo. in questa società ci si aspetta il massimo con il minimo sforzo. È questo forse che Allora, dovremmo anche guardare, non è. secondo una legge di natura di economia cognitiva, il massimo risultato col minimo sforzo si opta tutti per questo. Però il problema non è questo, perché il massimo risultato col minimo sforzo sempre e comunque è un'opzione positiva, cioè cercherò sempre di avere il massimo spendendo poco, ma non sempre si può fare. Il problema è di avere sempre, sempre, sempre. Senza sforzarsi un risultato. Invece il successo deriva dallo sforzo, ma deriva anche dalla casualità, dal lasciarsi andare, dal lasciare un po', come dire, un po' uno spiraio al caso, senza controllare troppo gli eventi. E allora lì ti arrivano dei bei risultati, dici non ce la farò, ma invece colpo di scena ce la fai. Se invece cerchi costantemente il successo a tutti i costi, ti stressi tantissimo. Quando c'è una variazione nel tuo programma, non riesci a gestirla, il famoso coping o diciamo gestione dello stress, e quindi alla fine la tua performance è scarsa, è peggiore. Ti deprimi perché dici, oh, ma ieri non sono arrivato, ieri sono arrivato a prendere 10 in matematica, per esempio, magari. Questa volta ho preso 7, come mai? Ah, sto fallendo. No, perché magari sei troppo teso e pretendi troppo da te stesso. Magari sei stanco. O magari la materia non ti piace quell'argomento. Siamo esseri umani, accettiamo che siamo fallibili. È un altro, e mi fai pensare a un altro tipo di depresso, perché i depressi sono tanti, ma c'è un tipo di depresso, che è il depresso... Narcisista, per esempio, è un altro depresso. Ecco, Il quindi. depresso Dai, megalomane. Angela, dillo che hai Ci siamo bisogno stati, di me, diciamolo, e dillo questo che hai aumenta lo shock. bisogno di me, ammettilo che hai bisogno di me. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno. Allora, depresso narcisista è quello che gli hanno fatto gli applausi una vita, gli continuano a fare gli applausi, lui ha bisogno degli applausi, di essere visto. Pandemia. In pandemia è stato il boom della depressione narcisistica. Abbiamo avuto fiumi di letteratura scientifica sul fatto che il depresso non sa più da chi prendere gli applausi. Non c'è più nessuno, sono tutti rimasti in quarantena a casa, che vuoi. E lì depressione, senso di inutilità, senso che la tua vita dipende dall'applauso esterno. Questo, il fatto che la tua vita dipende dall'incoraggiamento esterno, è proprio l'ingresso della depressione. Chi non è depresso, diciamo banalmente, non gliene può fare niente di meno di quello che gli altri dicono essere
buono per lui, ma si autogestire, accetta le critiche e comunque ha un'idea di sé abbastanza forte. Chi per ogni critica si lascia abbattere, quindi tende alla depressione, perché ha bisogno di conferme, è una persona fondamentalmente insicura. E qui ti dicevo, le cause sono anche traumatiche. Se io non ho avuto un padre o una madre che mi hanno fatto sentire veramente importante nella vita, veramente amabile, avrò sempre diciamo, sintomi di fondo depressivi. Qualcuno mi critica, io dirò sempre mi hanno criticato, non sono degno, come mi diceva mio padre o mia madre. Quindi chi invece ha avuto un'infanzia felice, tra virgolette, ecco, più serena, di fronte alle critiche, dalla parte entra, dalla parte esce, come si dice. Ed è il modo migliore per godersi la vita, che appunto è fatta da, sì, la tecnica del fregarsene, diciamo, del lasciare andare è No, abbastanza. allora, sto imparando, Angela, sto imparando. Ci vuole tempo, ma sto imparando. L'altro giorno ho detto a una persona: guarda, quello che dici tu mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro. E mi dispiace, non ho intenzione di attapparmi l'altro orecchio per farmelo rimanere dentro. Infatti. Mi dispiace. Bene. Comunque, Francesca invece ci dice, e tu in parte hai risposto. Ma cosa può innescare la depressione? La mamma di una mia amica non si alza più dal letto, come stavo dicendo io anche prima. È stata curata con elettroshock. Aiuto, va bene? Ma prima di queste crisi era normalissima. Allora, intanto diciamo l'elettroshock fa parte di una tecnica abbastanza discutibile, tra l'altro passata non, Appunto. dalla chiusura degli ospedali psichiatrici, degli OPG, degli Esatto. ospedali psichiatrici, scusa, dei manicomi, no, dalla chiusura dei manicomi, diciamo, con la legge Basaglia. Queste tecniche d'urto, diciamo, non sono state più introdotte, ovvero io non so se poi in alcuni paesi non occidentali lo siano, forse sì. Mi auguro di no. E, io non so a livello medico, ma potrebbe essere possibile, perché sono appunto tecniche antiche che ottengono dei risultati su cosa? Sul sintomo. Ma nel caso, per esempio, dell'agitazione psicomotoria, come ti dicevo, che sconfina nella psicosi, la persona molto agitata, che è come se fosse costantemente sveglia 24 ore su 24, non riesce a rilassarsi. La scossa elettrica serve a calmarlo, tra virgolette, però ovviamente questo è molto transitorio, soprattutto lascia dei segnali, dei segni, perché sono scosse elettriche indotte esternamente, parte la Esatto. poco umanità della situazione, giustamente. Ma c'era anche la contenzione fisica nei manicomi, cioè fisicamente prendevano, mettevano le cinghie a letto, io questo diciamo. Farti capire quanto in questo caso perché utilizzano la tecnica della scossa elettrica nella depressione? Perché, come dicevo, c'è depressione con irritabilità e aggressività. Quindi era una persona che non si riusciva a contenere fisicamente, magari che gridava perché, ovviamente, stando male, cercava in qualche modo di scuotersi. E le scosse elettriche avevano il compito di dare una controscossa, cioè di calmare le scosse interne, che derivano appunto da agitazione, psicomotoria, depressione, eccetera. Sono tecniche che non sono più utilizzate, chiaramente perché abbiamo psicofarmaci di una generazione, psicofarmaci con iniezioni piuttosto che per esempio con pillole, che fanno una sola iniezione per esempio ogni tot e rilascio prolungato. Questo lo so benissimo, secondo dei corsi però sulla psicosi, quindi sulla depressione non so se è la stessa cosa, però nel caso di forte agitazione anche i giovani si possono, andando al servizio psichiatrico di cura, si danno diciamo, dei psicofarmaci chiamati LAI, long acting, nel senso che fai un'iniezione ogni tot periodico, sicuramente non devi prendere ogni giorno, quindi c'è un maggiore compliance, cioè la persona sa che non deve prendere pillole ogni giorno e quindi accetta un'iniezione ad esempio al mese, invece la pillola non l'accetta, magari la butta perché è sempre così, nei casi gravi di psicosi in questo caso. E abbiamo una terapia che è meno funzionale all'inizio. Il problema della depressione forte con questa della signora di scosse elettriche, perché ovviamente la signora era molto agitata, presumibilmente dava scosse elettriche, questo è dovuto al fatto che si arriva a un livello in cui la persona non si controlla più. Però perché non è stata individuata prima. Cioè, se tu arrivi a questo livello è perché ti sei, per la persona depressa sa fare benissimo, chiudersi in camera e non dare più confidenza a nessuno. O anche un adolescente depresso
Non si individua, perché l'adolescente di per sé è strano, cioè l'adolescente è che grida, che piange, l'adolescente è questo eccesso. Ed è facile camuffare la Ho detto depressione. questa mattina con un ragazzino con cui stavo Sì. parlando, gli ho detto: senti, non fare i 3.000 atteggiamenti e 3.000 umori in un secondo che io prendo, vengo là, ti tiro il collo, eh. Infatti, sì, è proprio così, fanno 3.000 a volta praticamente. È questo. E quindi, la domanda era la domanda che è stata fatta Sì, sull'elettro. sì. C'è una domanda finale? Poi ha detto anche che sì, si tratta di diversi anni fa in un altro commento, e poi ha detto: a volte però anche avendo relazioni ed amore dagli altri, la persona non ne esce. In questi casi che si fa? Ok, bene, questa è una bella domanda. Mi stanno Perché? arrivando delle belle carte da pelare, devo dire, eh. No, ma diciamo che dopo 15 anni di attività spero di poter rispondere, a meno di non rispondere quando non so rispondere, li demando altri. Però in questo caso sì, diciamo che non c'è. Allora, c'era un bellissimo film di cui chiaramente adesso non ricordo il nome perché questo è il classico. L'amore non basta, mi pare. L'amore non basta, qualcosa di simile. Perché l'amore non c'entra. Allora, l'amore dei familiari non c'entra con la cura. Cioè, l'amore non è la cura. Nella depressione non c'entra l'amore, la cura. E i familiari non devono sbagliare, non devono credere che perché non hanno la tua amore il bambino è depresso. No, il bambino è depresso per tutta una serie di cause. Familiari, familiari nel senso di ambiente familiare, di problemi familiari, separati, problemi familiari. Violenza, problemi familiari. Chissà, tanti problemi familiari che ci sono nelle famiglie di ieri e di oggi. Vabbè, più sindromi genetiche, più una concatenazione di cause. Non sappiamo, non è che c'è la causa della depressione, neanche la causa dell'ansia, sono tante cause insieme. Finché la persona non ce la fa più e scoppia in una depressione forte, come la signora che si agitava di prima, giusto? Quindi a questo punto abbiamo una situazione di causa in cui la persona non sa più gestire se stessa. Gli orari. L'alimentazione, il senso di vivere, è una sorta di implosione interna. L'amore non può curare una malattia di tipo medico, perché la vediamo in depressione di tipo psicologico e medico. L'amore, che è quello, sì, sicuramente l'amore entra in terapia perché il supporto dei familiari è fondamentale, non voglio dire che non è fondamentale, anzi. Anzi, devo dire che il partner spesso e volentieri fa la differenza, perché nei casi di depressione clinica, l'ho visto 9 casi su 10. Soprattutto nel caso in cui la depressa sia la moglie, 80% dei casi l'uomo In che abbandona senso la la moglie. moglie? La moglie è la donna, per esempio, nel caso di coppia, la donna No. sviluppa, donna, coppia, sì, Ok. la donna No, non sviluppa, avevo sì. capito. In caso che era. Avevo capito male io un attimo, La perché stavo donna, donna, leggendo. sì, la Avevo coppia, sì. capito nel caso che la depressione sia la donna, allora ho detto in che senso? No, Non no, in depressione sia la donna, capisco. sì, della coppia, sì, esatto, sì, mi sono spiegata male. Accade spesso e volentieri che l'uomo lasci la donna, perché? Ma accade tantissime volte perché si sente trascurato, perché chiaramente chi soffre di depressione trascura se stesso, necessariamente trascura gli altri, e intanto il partner viene trascurato, ok? Esatto. Questo è chiaro. E l'uomo, mediamente, non accetta questo. La donna è più forte, magari perché, facendo sempre in termini generici, magari è abituata perché a È un po' come sopportare i fare la pesi spesa in camera. in quanto è moglie, madre, e riesce. Però nella depressione è frequente, o comunque non è infrequente, le separazioni, che aumenta ancora di più la depressione. Quindi sicuramente il supporto dei familiari è importante, spesso a volte non c'è il supporto dei familiari, ma da solo no, non può servire perché ci deve essere un intervento esterno di tipo terapeutico, appunto, che ti permette di entrare dentro questa problematica e uscirne a poco, in maniera molto, diciamo, scandagliando l'interno di quello che tu effettivamente, del tuo passato, dei tuoi trascorsi. In maniera molto professionale, perché la persona che ti fa le domande o ti cura non può essere coinvolta, perché altrimenti conviene che ti vieni risucchiata anche tu in questo praticamente, diciamo, in questa situazione. Per cui l'amore viene in secondo piano, cioè una volta che si struttura una terapia, la persona che
coniuge, il figlio, viene coinvolto con un supporto, quindi usciamo insieme piuttosto che facciamo delle attività in comune e l'amore in questo caso deve essere una forte, non dico sopportazione in termini negativi, deve essere un forte comprensione che è un problema che va al di là della gestione della persona. Cioè la persona depressa vorrebbe stare bene, ma non ce la fa, vorrebbe gioire, ma è quasi che avesse dimenticato come si sorride da questo punto di vista. Quindi l'amore da solo non basta, non può bastare, secondo parametri di depressione clinica. Poi sicuramente al contrario neppure, se una persona depressa è lasciata a se stessa, i casi di suicidio, di tentato suicidio, si vedono perché ti vedi non soltanto, diciamo, con una sorta di depressione che non ti permette di fare attività quotidiane, in più abbandonata a causa di questa depressione. Però diciamo una cosa, le persone depresse non si fanno aiutare facilmente, difficile che si facciano aiutare. Preferisco perché, per il discorso che sentono indegne, quindi aspettatevi dei rifiuti all'inizio, molti rifiuti, in serio. Si vede dagli adolescenti depressi. Ci vuole aiuto esterno, ci vuole la comunità, istituzioni, so, gruppi di autoaiuto. Allora, la persona depressa, certo, con difficoltà, viene parlata in gruppi in cui ognuno parla dei suoi problemi, si sente meno solo. Attività creative, artistiche, sono gruppi di terapia, musicoterapia, arte terapia, servono tantissimo e tentare ovviamente di non lasciarla sola per quanto possibile, nonostante i calci che tira, perché tira calci, ma questo non è proprio Tanti bello. anche. Lo so, ma Ma però ecco, se no non lo in direi. termini. Però, un attimo, in termini di prevenzione, no, io dico sempre che dobbiamo arrivare a livelli di depressione multipla, diciamo, di depressione molto, molto forte. C'è sempre tempestivamente, qualcosa da fare, nel senso, semplicemente anche nei casi gravi, la presenza fisica di qualcuno che per esempio ti garantisce il pasto, di qualcuno che ti sta accanto nelle attività quotidiane, di qualcuno che è in qualche modo un punto di riferimento. La persona depressa lo sente che c'è comunque qualcuno che comunque continua a stare con te nonostante tutto. E a seconda dei momenti di lucidità, diciamo, di attaccamento alla realtà, comunque, diciamo, beneficia di questi momenti. Però sicuramente lasciare sola, diciamo, è sicuramente, come dire, cioè, pensate, diciamo, in quanto questa condizione patologica nota subito, è molto sensibile ai segnali di fastidio che, da parte degli altri, di abbandono, è ipersensibile. Quindi lasciarla a se stessa arrendendosi è sicuramente controproducente, perché dico, lui non si aspetta altro, la persona depressa sa che è inutile, quindi si aspetta che tutti l'abbandonino come un cliché. Quindi l'effetto anche sorpresa di sentire che comunque qualcuno c'è accanto è un beneficio. A questo punto consiglio alternandosi. C'è, cioè, il famoso discorso dei caregiver che si alternano, uno va a fare la spesa mentre l'altro si occupa della persona con disabilità, perché la depressione è disabilità, diciamolo, definita come disabilità, e comunque avviene per i malati di Alzheimer, cioè questa, diciamo, un po' simile, diciamo, questo tipo di organizzazione familiare, avendo anche gli operatori disponibili, un discorso anche di welfare, un discorso anche, diciamo, di quanti operatori ci sono sul territorio, quindi un assistente sociale che veniva, stava un po' con la persona, mentre la moglie andava o il marito andava a rifarsi i capelli, non so, un'alternanza, un po' i figli, un po' i nipoti. Questo dava sicuramente un'atmosfera più, tra virgolette, allegra, di fronte a depressioni gravissime. Ma io dico, parlando di depressione, ma la depressione è media, lieve, media, grave. Cioè, ci sono pochi casi al mondo di depressione gravissima, non ti alzi dal letto come dicevi tu all'inizio. Bisogna veramente avrà una componente anche genetica, perché se tu sei mediamente sano, con dei giusti rinforzi precoci, ti scuoti e riesci a uscirne. Noi parliamo di depressione clinica molto grave, ma poi che va anche nei formi della psichiatria. Quindi se ci manteniamo dal discorso di depressione lievo-medie, qualcuno che fisicamente andiamo a prendere il gelato, andiamo a fare una gita, oppure non pensarci più, ovvero pensaci dopo, nel frattempo svagati, questo ha un effetto positivo, più la psicoterapia sul cervello. E poi la persona, facendo un percorso di psicoterapia, capirà quando è il momento di lasciare andare perché cammina sulle proprie gambe. Però, nel caso della depressione lieve, finché lieve e moderata, possiamo agire anche, cioè la persona accetta di fare attività, magari non accetterà di Il rado, cioè limite magari
accetta poi, non c'è problema. Sì, Io perché non devo dire che abbiamo. ne ho affrontati diversi, magari non hanno accettato al primo invito, al terzo, al quarto, ma È poi. perché nella depressione clinica si parla proprio di il corpo che poi si stanca perché riposando male, mangiando male, non c'è proprio manco la forza di alzarsi. Però Esatto. sulla terapia, proprio un inciso, c'è una importante tecnica che permette di, si chiama programmazione delle attività. Dato che la persona depressa non sente piacere nel fare le cose, si programma l'attività, cioè si dice una cosa che non ti fa piacere, non lo so, non ti fa piacere bere il latte, faccio un esempio, lo bevi. Poco, ne bevi poco. Non ti piace fare una cosa, la fai a piccoli gradi, finché, anche se non ti fa piacere, la fai, nel senso, ti sforzi quasi di farla. Vedrai che col tempo l'abitudine, lo sforzo, diciamo, l'impegno ti permetterà proprio di rigustare quelle sensazioni. Esatto. E, la terapia consiste nel fatto che se tu ti disabitui e questo lamento continua, la vita va male. Non riprendi neppure quell'attività iniziale e quindi di conseguenza tu, cioè, non può altro che peggiorare. Quindi dire certo a una persona depressa, lei vada a camminare, non sentirà niente perché la persona depressa è anestetizzata dal piacere, abbiamo detto, non sente più niente come piacevole, però lei si sforzi, è come fare un tentativo. Lei vada, vada, faccia, faccia, non sentirà niente, però tu vedi che dopo che ti fai un'ora di camminata, alla fine senti un breve benessere. È questo che noi vogliamo come terapeuti, giusto? Più facciamo tutta una terapia sulla parola. Sull'infanzia, la rielaborazione, più c'è il supporto dei familiari e questo provoca dei benefici. Però non ci sono, diciamo, tecniche, cioè queste sono tecniche più avanzate per evitare di sfociare nella farmacologia, perché poi quando andiamo alla farmacologia dobbiamo fare interventi di supporto anche per lungo tempo. Però di depressione, diciamo, lieva moderata si esce, questo di qua, diciamo, Assolutamente sì. sicuramente sì, mi sembra che. Diciamo come trattamenti, se voi andate a vedere su internet, con i trattamenti cognitivo comportamentali della depressione, abbiamo, diciamo, questi, mi sembra che si chiami proprio programmazione delle attività di Beck con la CK, che è tecnica standard. Poi, se però la depressione in generale si cura all'interno di un disturbo più grave, per esempio un disturbo di personalità. La depressione si cura insieme a disturbi alimentari, disturbi di ansia, quindi in realtà non troviamo soltanto la persona depressa così, no. Se una persona è subita un trauma avrà dei disturbi da stress, incubi notturni, in più la depressione, in più l'ansia, in più magari i disturbi alimentari, quindi facciamo un trattamento a volte anche residenziale, cioè nel Certo. senso insieme a altre persone, gruppi di autoaiuto. Per cui, allora, alla fine della fiera la depressione, io ho fatto di questo argomento, ma non esiste, cioè quando c'è la depressione ci sono tanti altri sintomi solitamente, l'ansia insieme. Disturbi del sonno, disturbi alimentari, aggressività, quindi depressione è un termine, non si sente la persona depressa e basta, vedrete È poi un che. termine un po' cappello che ne prende altri. Sì, disturbi sessuali, sicuramente, di calo della libido, la persona depressa, libido, praticamente, non, cioè voglio dire, se è depressa e non si alza neppure dal letto, figuriamoci lo sforzo fisico di compiere un atto sessuale o non sente piacere. La persona depressa ha un sintomo che si chiama anedonia. La persona seriamente depressa non prova piacere più nel fare nulla. Ecco perché la trovi a letto. Perché il letto è paradossalmente l'unico momento in cui non facendo niente si sente anche, secondo la sua visione distorta, meno pesante. Cioè, meno, cioè, dico, conserva l'energia, dice, tanto mi alzo, mangio, non sento niente, tanto mi corico, vado sulle riserve energetiche, solo che poi più ti corichi, più hai sensazione di sonno, è un cane che si morde la coda, come ti dicevo. Quindi non abbiamo oggi un trattamento per la depressione efficace a breve termine sulla depressione, diciamo, grave. Abbiamo trattamenti che durano anche anni, se vogliamo, con psicofarmaci, però l'idea è sempre quella. Infatti c'è Samuele che ne Sì. stava Ah, parlando di una cosa, non perfetto. lo so se l'hai Sì. letto nel commento. Ha detto, quando è No. morto mio padre nel 2007, io sono stato in trattamento per circa un anno dal SIN. E dopo ha detto, terapia Xanax, 30 grammi al giorno per 3 volte al giorno. Insomma, ha fatto tutta la sua metodologia di cura. Prima di dormire, in quanto in quel periodo dormivo poco e anche niente. Però ne prendeva parecchio, eh?
Non i gocce, erano gocce. Sì, Poi beh, c'è chiaramente. dice: magari bastasse l'amore, guariremmo tutti in un secondo. E poi un abbraccio a te, Paola. Ok. Allora, chiaramente non è l'obiettivo, cioè l'obiettivo non può essere quello di parlare di quantità, di formule, di grammi, cioè, non essendo appunto una psichiatra, no. In alcuni casi appunto lo psicofarmaco ti aiuta a gestire soprattutto l'insonnia e soprattutto l'agitazione mattutina. Soprattutto quando devi guidare, perché chi ha depresso ma non mantiene l'attività, per esempio la guida risente molto dell'aspetto depressivo, ti alzi male, ti alzi senza un riposo, quindi potrebbe essere molto pericolosa la guida. Quindi se ancora Mi riesci sa che a... anche tanti farmaci che in realtà comunemente le persone prendono possono essere pericolosi alla guida. Allora, solitamente quando tu hai un tipo depressivo la guida è sconsigliata, anche perché se prendi farmaci per migliorare lo stato dell'umore, questi potrebbero influire con uno stato di, non di allerta, cioè potrebbe avere effetti collaterali, uno stato di quasi simile all'ottundimento, cioè simile quasi Esatto. al sonno, un po' Esatto. stonato per intenderci, è controindicata alla guida. Controindicato sì, perché la guida deve avere riflessi molto svegli, in un secondo Esatto. deve evitare incidenti a Sei te un po' stesso e agli sfinito, altri. sei un po' rimba. Sì, ma non sconsigliato assolutamente, a meno che non ci sia qualcuno accanto, ma se sei in trattamento psicofarmacologico per qualsiasi cosa, no, evidentemente la guida non va, è sconsigliatissima assolutamente, perché appunto è un sicuro divieto di morte, cioè in quel momento puoi avere un minimo di distrazione, ti dico, a livello cognitivo. E la persona depressa ha disturbi dell'attenzione della memoria, della concentrazione, non ti puoi deconcentrare mentre guidi, quindi è tutto praticamente, diciamo, va contro la diagnosi, contro la diagnosi. Se prendi farmaci, però, i disturbi della concentrazione della memoria e dell'attenzione in qualche modo permangono come effetti collaterali possibili. Quindi te lo dirà il medico, è sconsigliata. La guida, meglio che non c'è qualcuno, ma in generale è meglio che tu faccia il passeggero direttamente per evitare. Poi dipende anche dalla gravità. Però ecco, qual è l'obiettivo di una terapia? Quello di rendere la persona autonoma. Comunque, a prescindere da questo, io non mi sento di dire che tutte le persone depresse reagiscono in una certa maniera o hanno tutti lo stesso esito. È tutto molto soggettivo. Quindi una buona diagnosi, una buona terapia deve anche... Certo, nei limiti del non rischiare, se una persona la mattina dice io mi sveglio e dormo, non la fa andare in macchina. Ma se da una valutazione ti dice io ho voglia di guidare, già hai voglia di guidare, è bellissimo perché non sei più depressa, hai voglia di fare qualcosa. Quindi, magari mi accompagna il mio compagno, oppure sì, voglio andare a prendere mia figlia a scuola, quando sua figlia non andava più a prendere a scuola. Questo è un sintomo di miglioramento. E valutando tanti aspetti, se un tragitto è breve, io direi alla persona: sì, lei signora, con la dovuta cautela, piano piano, magari tende a guidare, facendo i pro e i contro, devo valutare molto bene perché metto a rischio in caso una persona, giusto? Esatto. A livello di guida, sono valutazioni che queste sono le professioni, diciamo, mediche, sono professioni molto a rischio, nel senso anche ovviamente di deontologicamente a rischio anche di conseguenze sulle persone. Immagino una persona che entra e dice io voglio suicidarmi. Questo è veramente la decisione anche di come procedere, di sentire, come dirlo ai familiari. Nel caso, per esempio, di un minore che ti dica questo, tu hai l'obbligo, per esempio, di andare a evidenziarlo alle Ad forze di polizia. informare i genitori, Sì, certo. se ti tratti, per esempio, di sospetto abuso, nel caso del minore, tu intanto lo denunci, quindi denunzi la situazione e potessi essere anche tu, diciamo, soggetto anche a ritorsioni, sono professioni appunto queste del sociale a questo livello in cui dipende dalla responsabilità quando decidi di fare questa professione di questo tipo. Però nel caso c'è un sospetto suicidio o di un tentato suicidio o di un pensiero, quando la persona dice io vorrei uccidermi, già questo lì qui, campanello d'allarme, fermi tutti. Situazioni di protezione, situazioni di vigilanza anche da parte dei familiari, lo devi comunicare assolutamente ai familiari, non puoi non dire, perché allora nel caso del suicidio, qui faccio un breve spaccato conclusivo, la persona che dice suicidio, che nomina proprio suicidio, non lo nomina per caso, chi tenta il suicidio semplicemente lo dice, è
Questo un'anticamera da non trascurare sulla possibilità che poi faccia l'atto suicidario, perché abbiamo il suicidio conclamato, cioè il suicidio annunciato, dichiarato. Io ho pensato a suicidarmi, devo dire, 2 o 3 volte, non l'ho mai fatto. Poi c'è il gradino successivo, ho tentato suicidio, io ho tentato di strangolarmi, ma alla fine ho detto no, non ce l'ho fatta. Per fortuna, direi. Però Vabbè, in questo un caso, gesto. no, 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 ma in questo caso. Non è finita per niente, No. perché invece in questo momento noi dobbiamo tenere i campanelli d'allarme aperti, come si dice, la Ah, strada sì. d'allerta, perché invece in questo caso la persona è probabile che invece, probabile, c'è la possibilità sempre aperta che compia l'atto suicidario. È vero questo. E invece quando si sottovaluta questo aspetto, si lascia un po' andare, avviene irreparabile, perché nel momento in cui la persona in un momento particolare di stress, di continua a ronzare, dire il suicidio è cosa dice? La soluzione di persona che tenta il suicidio dice è la soluzione di preferisco non sentire più niente che sentire dolore. È questo che viene in mente. Paradossalmente, qui la patologia conclamata clinica, la persona che suicida non sente neppure il dolore. Cosa ferma noi comuni mortali, diciamo così, che non soffriamo di depressione clinica dal suicidio? Evidentemente la sensazione dell'enorme sofferenza fisica dell'atto, del dover rimanere vivi, perché ovviamente là c'è un dolore fisico, psicologico, a parte un senso di una ripresa dopo. Infatti dice, era la battuta, c'è un cartone animato per drammatizzare, fa, a me non mi riuscito perché magari se non muoio è peggio, io, la battuta per drammatizzare, capire che comunque il senso di se stesso, anche del dolore fisico che salva, perché se io obiettivamente mi butto dal terzo piano, dice. Comunque, sicuramente ho questa Il tentazione a cartolino battere non è sicuro, ti consiglio il quinto come minimo, poi andare sul poi sicuro. chiaramente se tu parli con persone che hanno, diciamo, tendenze suicidarie, ti noterai che hanno tutto un piano premeditato da mesi. Non è che il suicidio avviene così in maniera aprogrammatica, hanno tutto programmato, è tutto ben chiaro, oddio, tutto abbastanza confuso ma abbastanza chiaro rispetto a un fine. Il suicidio, la morte mi riserva una pace, ti dicono così, sicuramente migliore della sofferenza che ho dentro. È la fine di tutto, fine, inizio. Esatto. E avviene in maniera subdola. Infatti, uno dei segni di suicidio è strano, diciamo, se così vogliamo, è che la persona che si pre-suicidio è tranquilla, appare tranquilla, perché in fondo ha tutto chiaro nella sua visione distorta, o distorta o assolutamente chiara, Consapevole. assolutamente definitiva. Che non ce la fa più, cioè la persona arrivata al suicidio, io dico, non ce la fa più. La domanda è, nessuno se ne è accorto? Questa è un'altra domanda, per rimarcare il fatto che è difficilissimo avvicinarsi a una persona depressa, perché con questo sottofondo di depressione costante, allontana, cioè, non solo dà fastidio, ma sicuramente accoglie le nostre tendenze depressive. Cioè, se io già di mio, un po' di depressione, un po' tutti, vagante, sia un po' incertezza del futuro, la disoccupazione, che vogliamo, no? Un po' la Certo senso nessuno, di sicurezza futura. io penso che nessuno si metta volontariamente, chiedo a voi, di fronte a una persona che si lamenta in continuazione tutti i mali del mondo, senza avere la forza di reagire, è veramente pesante. Quindi io naturalmente mi allontano da queste persone, chiaramente, mi allontano con tutta me stessa, e per protezione individuale mia non noterò quegli aspetti di suicidio. Io mi voglio buttare dal balcone, la persona tira. E tu dici, vabbè, ma che non è così. Se tu arrivi a dirlo con A una certa serietà, testa. Oddio, è così. Potrebbe arrivare in questo momento. Quindi ci vuole molto. bisogna vedere la persona, eh? Oddio, poi sono i Bisogna vedere bugiardi la persona. patologici che ti fanno. Poi c'è il confine con la Perché ti manipolazione. Poi posso. c'è la. Lo so, ho Bravissima! Oh, capito che intendi. arrivi già prima che te Lo so, lì faccio vabbè, un lo so, preghetto. lo so, lo so. Buon Quella forse è la. pomeriggio, Lidia. Buon pomeriggio a te, cara. Ti ho detto che la depressione Comunque. fa parte di un. Il suicidio poi è un capitolo a parte, perché poi ci sono anche dei suicidi di persone da borderline, che è un altro Brava. discorso. Quello lo fanno per attirare l'attenzione. Ma ti parlo di suicidi veramente dentro la persona depressa, in cui quella proprio. Guarda che dovremmo aprire proprio una. Brava, dovremmo proprio aprire una puntata in tal senso, perché tante. Allora, ieri sera una persona, non faccio il nome perché non mi sembra di vederla in diretta, quindi non faccio nomi. Una persona, ieri stavamo parlando al telefono, mi fa: Eli, non riesco a capire per quale motivo una persona possa arrivare al suicidio. Allora io dico, guarda, le motivazioni possono essere
un pianeta e mezzo, due pianeti e mezzo, cioè voglio dire, quando tu vedi nero, cioè non è che puoi metterti a discutere con una persona che ormai vede nero e la fine del tunnel non la vede, perché la luce non la vede, non ti ascolta, perché magari è in crisi depressiva, perché magari ne ha passate tante, perché vede come l'unica fonte, tra virgolette, d'uscita il suicidio. Cioè, ce ne sono tante di cose che tu non sai di quella persona, infatti, e non ti consiglio di stare qui a sindacalizzare su quello che fa e quello che non fa, sinceramente. Mi fa, però io non le capisco. Prova a, diciamo, star loro vicino, a star loro accanto, prova a vedere la loro motivazione. Io ti potrei spiegare la mia di motivazione che mi aveva portato al pensiero, ma ti posso, la mia, non quella degli altri, la quella degli Allora, altri. però Un'altra cosa. un attimo, un secondo, allora, però siccome il suicidio è un argomento abbastanza complesso perché Intanto ci va. vuole un'altra puntata, non ne parliamo No, adesso che. perché va contro ogni immaginazione, perché chiunque in qualche modo ne esce, si dice ne esci prima o poi. Allora, se vogliamo fare i psicologi, quelli giusti, Oddio. quelli freudiani, i psicologi, quelli diciamo che hanno visto cotte di crude, hanno sentito le cotte di crude. Quelli con i palle, intendi tu? Quelli che hanno un po' di esperienza, diciamo, della mente umana in maniera scientifica, senza farsi coinvolgere ovviamente con l'altro discorso, ci sono due tendenze distruttive e tendenze di legame, cioè tendenze in cui la vita viene preservata, tendenze in cui ti si autosaboti col suicidio, non capisci Esatto, neppure perché, dice, bravissimo. sei una bella persona, diciamo, magari di successo, non lo so, tante caratteristiche positive, e poi ti butti così giù. Beh, di fronte a una Brava. patologia psichiatrica non è che devi chiederti il perché, la patologia psichiatrica è irrazionale di per te. Se c'è uno delle, esempio, ragazzo brillante, universitario, successo a Palermo, ma tanti anni fa, laureato in filosofia, 108, non 110, si suicida dal terzo piano, insomma, cronaca. Allora, la domanda è, lei ha preso 108 di suicidi? Poi ovviamente le motivazioni le sappiamo, non le sapremo mai le motivazioni, perché poi c'è la stampa che ci mette la sua, sensazionalismo Esatto. mediatico, però dico, un ragazzo a 20 anni, anche se non si laureasse, cioè diplomato, qualsiasi cosa, una vita normale, cioè arrivare al suicidio vuol dire che tu hai dentro di te una pesantezza di vivere che ti trasporta verso gli abissi, ma è una cosa Esatto, assolutamente hai il mal di personale. vivere. Spesso il mal di vivere Torniamo sempre incontrato, là. mentale, è mentale, ma lo intitoliamo depressione montaliana, mentale che No, sta. secondo me quando che parleremo di, lo so che non è un argomento molto carino quello lì, ma dovremo parlare di suicidi, perché secondo me molte persone vedono la vigliaccheria in quel gesto, vedono lo sbaglio, l'errore, perché ci ha messo lo zampino pure la Chiesa un pochettino, diciamocelo, perché è la verità, e non ci vedono una questione, tra virgolette, umana dietro a questo gesto. Vede semplicemente una persona che ha deciso di de farla finita perché, boh, non ci interessa. Certe volte neanche interessa il perché, tra l'altro, parentesi. Vedo tante persone che dicono, ah, vabbè, l'ha fatta finita, che ci frega, come che ci frega? Cioè, c'è un Quando ci sono, processo allora, di Eli, sai qual è il punto? Eli? Quando ci sono, tante, eh? diciamo, ci sono dei, qua, diciamo, chiudiamo. Samuele invece mi è piaciuto perché Un Samuele ha una vita molto particolare, questa te la devo dire. E lui quindi ha passato anche dei momenti molto brutti. Quindi questa cura che lui ha fatto per questo anno per insonnia, eccessiva rabbia e quant'altro, per anche la morte di suo padre, adesso ha scritto né dolore né più paura, non ho paura di nulla. In poche parole ha detto che non ha più né il dolore né paura per nulla. Quindi questa è una cosa molto, molto importante, ma lui ne ha passate di cotte e di crude e ne potrebbe dire delle belle anche sul suicidio comunque. Non penso che si offenda che dico così, penso di poterlo dire. Il suicidio è un'azione di autosoppressione, come definizione finale, anche perché diciamo, tra poco siamo a pranzo un po' tutti, quindi diciamo, non era un po' Esatto. tardo. Però il suicidio, vediamolo come un fenomeno raro, abbastanza raro se così vogliamo, cioè non, sicuramente non frequentissimo, Esatto. di una predisposizione di tipo genetico, di tipo personale. Ma che non so se si può prevenire,
ma che fa parte proprio di pensieri ricorrenti. Cioè, io la mattina mi alzo e penso sempre che, quindi una situazione frequente, di corpo anestetizzato. Chi arriva al suicidio evidentemente non prefigura neppure che si possa fare male, non teme il dolore da questo punto di vista, che di per sé è un atto. Questo è un atto non conservativo, perché ciò che conserva e mi preserva in questo caso, da fare delle azioni perché sono insensate, nel senso che finché c'è vita c'è speranza, lo direi, ma non lo dico io, perché una ex paziente che ho avuto in una comunità terapeutica, tentato suicidio, testualmente mi disse, ma non solo lei, io ho fatto una sciocchezza. Quando dico sì, ho fatto una sciocchezza, capisci che è subito questo. Perché sciocchezza? Perché finché c'è vita c'è davvero speranza, cioè finché c'è vita, non c'è suicidio, c'è la possibilità di stare sempre un po' meglio di prima, un po' meglio. Ma quando tu incominci a dire non sto bene, non starò mai bene, quindi un po', forse in maniera, mi faccio passare, un po' arrogante, tra arrogante e depresso, c'è un po' di megalomania nel suicidio, perché? A parte che poi i suicidi sono anche dei kamikaze, no? Sono anche queste cose così, dove c'è una fortissima componente ideologica, no? Per cui io lo faccio in nome di qualcuno, lo faccio contro qualcuno. Poi abbiamo varie tipologie. Però se tu accettassi i tuoi limiti, i limiti degli altri, anche di soffrire un poco, perché la vita è anche sofferenza, è un piccolo miglioramento, anche di non essere totalmente felice, ma essere un po' felice, un po' insomma con gli alti e bassi, probabilmente vedresti il suicidio come un'azione, diciamo, di vigliacchi, che ha detto vigliaccheria? Vigliaccheria nel senso di non coraggio nei confronti di te, di non rispetto, nei confronti anche di chi lasci, perché diciamocelo chiaramente, direi qua di concludere per quello che ti posso dire io. Esatto. Il problema è un altro, che questo, penso che lo possa dire chi ha subito il suicidio di un parente, se non di un familiare, se non di un genitore. E si dice e si sente dire, allora, da parte di chi è depressa, chi si suicida, ma tu non pensi a noi? Cioè tu, madre, no? Che hai dei figli. Non pensi a quanto i figli soffrano dopo questo atto, oppure tu che la mattina non ti alzi, madre, non pensi che hai dei figli, perché è depresso non lo pensa perché ha un problema clinico. Ma Esatto. in tutto questo c'è una parte di clinica, una parte di depressione, ma c'è anche una parte percepita dagli altri che non sappiamo, non dobbiamo interpretare, di vigliaccheria, anche richiesta di essere accudito da parte del genitore. È difficile poi nell'elaborazione dei figli, dai tantissimi anni, per accettare il fatto che la madre non l'ha fatta apposta, che non ti ha curato o che si è suicidata, che non dipende da te. Senso di colpa, poi qual è il problema? Che va tutto sui figli, tutto sui figli. Quindi forse con una terapia d'urto, forse prendendo la persona aspirante suicida nel momento migliore, dobbiamo essere portati a bombardare, a controbombardare chi vuole pensare a suicidarsi. Una domanda d'urto che puoi fare è: ma ovviamente è provocatoria e tenta quasi di destabilizzare, quasi di rimproverare, se vogliamo, la persona suicida, aspirante suicida. Beh, che problema non sia di vigliaccheria. Potrebbe essere quella: ma tu non pensi altruisticamente a chi lasci, ai tuoi figli che non ce la fanno a sopportare? Datti una scossa. A volte si fa, vabbè, magari non si riesce. Però è un pensiero comune, questo fatto di dire: ma nonostante tutto, che questa responsabilità che hai, non lo vedi che comunque tuo figlio non ce la fa? Poi, ovviamente, non è questo il problema, perché il problema risiede in altro. Però nei casi iniziali, nei casi gravi, c'è soprattutto nei familiari questa idea. Quando tu scopri che la psichiatria è una materia che ti insegna, mentre invece queste depressioni sono chissà da quanti anni, forse dalla nascita, che hai questi pensieri, e poi, al di là del fatto che sei genitore a chiedere responsabilità, aiuti poi i figli a capire che il genitore era malato già da prima. Genitore era malato già da bambino, quindi che è qualcosa che è come una malattia che potrebbe essere un tumore, ma il tumore si muore, lo accetti perché c'è una base biologica. La depressione, il suicidio, finché noi riconosciamo che c'è una base anche organica e difficilmente curabile, darai sempre, direi sempre, perché non ce la potevi fare prima di arrivare a questo livello. Se arrivi a livello di suicidio, evidentemente non hai avuto né la forza né le occasioni per non arrivarci, perché diciamo, dobbiamo sicuramente
dire che di fronte alle tendenze autodistruttive dobbiamo dare tendenze prosociali, cioè questa persona farla stare solo meno possibile. Se da soli non ce la facciamo perché è pesante, abbiamo due, tre, quattro persone in gruppo, la forza del gruppo, ti dicevo, di terapia, e qui quella persona, e l'ho visto nelle comunità terapeutiche, sembra quasi depressa, no, sembra, no, è depressa perché c'è il capo basso, non ha voglia di fare niente, perfetto, non importa, deve stare in quella comunità, deve stare in quel gruppo, beneficerà comunque del contatto oculare, mi segui? Beneficerà comunque del fatto che la gente sta intorno, Non sembrerà c'è sempre caso che mi depressa. guardo sempre attorno, è che devo controllare un sacco di situazioni qua. Lo Tu sei praticamente super mediatica, sai che devo fare la regia oltre che la stare con regia. te? No, lo No, sai. infatti, infatti sì, alla grande, aspetta che sento finire. Ok. Comunque c'è Samuele che dice: una domanda in merito è possibile? Sì, facci la domanda veloce che Dai, dobbiamo dai, dai, concludere. infatti, così Poi concludo. c'è: no, non mi offende la pura verità. Grazie, meno male che nessuno si offende. Sì, autodistruttivo, infatti, quello è il discorso che stavamo facendo adesso. E poi c'è Enzo, questo però te la dedico tutta, c'è Enzo che dice praticamente il suo commins. Io purtroppo latino sono un Con il po'. nostro latino, il nostro uomo latino è arrivato. Come si dice in siciliano, arrivò, arrivò. Il nostro uomo latino arrivò. E pensare che noi siamo una lingua latina. Comunque, andiamo avanti. Non è. Con ansia. Lo so, buongiorno a tutti, ha detto tradotto, traduco. Ha detto traduco, buongiorno a tutti. Buongiorno a Bossia, Enzo, buongiorno a Ah, Bossia. boh, sì. C'è una domanda? Così chiudiamo. Sono tanti anni che non vedo le mie figlie. Questa è la domanda, lo sapevo già. Quale sarebbe la domanda, Samuele? Facci la domanda. Allora, mentre che Samuele ci espone la domanda, io vi comunico che stiamo andando in conclusione della nostra puntata e che praticamente potete scrivermi su tutti i social che sono esistenti, perché sono su Instagram, su TikTok, su Facebook, dappertutto praticamente mi potete trovare, quindi mi potete scrivere anche in privato. Potete scrivere anche l'email eli.io@outlook.it. E intanto Samuele, tu scrivi, ok? E quindi ci potete cercare dappertutto. Angela pubblicherà questa nostra intervista sul suo YouTube, sul suo canale YouTube, che si chiama Angela, diccelo tu che non mi ricordo, perdonami. Se ti posto il link lo puoi mettere direttamente in diretta, che è un po' lungo, diciamo. È il sito, diciamo, il canale YouTube. No, però intanto Adesso. dillo così almeno chi ci ascolta magari si iscrive anche al canale. Ok, Come si infatti, chiama? allora diciamo che se tu scrivi Angela Ganci YouTube, no? Ti esce dottoressa Angela Ganci psicoterapeuta. Però appunto il link del canale, diciamo, il link del canale. Da mettere Angela Ganci YouTube, non so, si lega youtube.com, insomma è lungo, non so Ok. È lunghissimo. Hai scelto un nome che come non si può pronunciare. Benissimo. Cercate la dottoressa Angela Ganci su sì, YouTube e la trovate. se tu metti Angela Ganci YouTube trovi praticamente tutti, la raccolta diciamo dei video, la raccolta diciamo degli elementi postati, tra cui anche la puntata di Omnia, ma anche quelli precedenti. Quindi se poi te lo metto in chat, diciamo, Bravissima, nell'info questa, box. Ok. non so se poi adesso risulta qua, diciamo, Perfetto. risulta, poi la puoi condividere. Sì, Ok. perché nel senso che se ti iscrivi, poi ti arrivano i video in successione, senza bisogno di andare a vedere, come ovviamente Perfetto. guardi i video Allora, la domanda è: dei film. sono tanti anni che non vedo più le mie figlie e in momenti tra sofferenza e preoccupazione mi sono autolesionato in più punti del corpo. Come mai il dolore è stato, il dolore non l'ho sentito, ma invece le perdite delle mie figlie sì? Cioè lui non ha sentito il dolore fisico praticamente. Allora, quando c'è un'azione di autolesionismo, no? Praticamente accade spesso e volentieri che, diciamo, a parte il corpo si anestetizza, e poi l'autolesionismo porta al fatto che riesci a avere una sorta di sollievo, ok? Quindi questa è la sensazione, per cui quindi in quel momento non senti dolore.
E la sensazione fisica, diciamo, psicologica invece dell'allontanamento delle figlie, il dolore, provato, diciamo, a livello diciamo, psicologico, diventa più forte anche perché diciamo che è meno controllabile, mentre se un taglio è più controllabile, eccetera. Quindi chi soffre sopra di depressione utilizza a volte l'autolesionismo momentaneamente per sentire un sollievo nel corpo. Questo è. Chiaramente poi con dei segni, perché a seconda anche diciamo, delle lesioni che ha, chiaramente poi diventa problematico, elemento di vergogna e comunque poi diventa autolesionismo vero e proprio. Cioè, ritornerai a fare questa azione per avere sollievo, ma sicuramente ti nasconderai e lo stato non può migliorare, perché chiaramente produce vergogna e produce anche dolore alla fine, perché i tagli poi devi medicare. Ecco, inizialmente c'è un senso di sollievo, diciamo, perché c'è un motivo anche fisiologico, diciamo, le terminazioni nervose, le terminazioni del dolore sono collegate. Anche quando ti do un pizzico, all'inizio senti molto dolore, però poi alla fine senti anche un piacere finale, ed è lo stesso motivo neurologico. Però dobbiamo evitare di fare queste azioni sia perché si producono in silenzio, sia perché non riesci più a uscirne volontariamente. E l'unica terapia del dolore, in questo caso del dolore della perdita, è quello di parlare della perdita, ecco perché servono molti gruppi di mutuo aiuto, e di intanto, e questo è il messaggio finale, se fosse così non avremmo bisogno neanche di terapia, accettare la perdita, accettare che a volte si è più sfortunati di altri, si hanno dei problemi più di altri, perché la ruota della fortuna e sfortuna gira, ma siccome ha girato male, sicuramente con un atteggiamento non depressivo, noi la faremo girare nel verso giusto, perché sicuramente persone che hanno avuto miliardi di sconfitte, miliardi di problemi ci sono anche, diciamo, sicuramente con un atteggiamento non pessimistico, anche se non possiamo modificare la realtà, attireremo sicuramente energie positive. Questo è anche un messaggio. Non otterremo mai niente di positivo se continuiamo anche se ne avessimo motivo a lamentarci o a dire a me sempre andrà male. Quindi, comunque, di fronte alle sfortune, l'unica cosa che ci salva è guardarle in maniera più ottimistica e chiedere aiuto il più possibile. E Esatto. comunque fare una terapia dentro di noi per accettare finché possiamo arrivare. Cioè, non accettare che non saremmo felici al 100%, nessuno lo è veramente, di essere più sereni possibili, va bene, e di circondarci di positività, di gente affidabile, tutti questi aspetti di qui. Però il fatto che l'autolesionismo porti ad un abbassamento della soglia del dispiacere, quindi un sollievo momentaneo, perché si liberano insieme al dolore, provocato anche una parte di endorfine, per cui diciamo è come se ci facessimo una medicazione analgesica, però poi ovviamente la situazione ritorna in precedenza, per cui ha sentito questo sollievo per questo motivo. Io lo curo, insomma, lo vedo con adolescenti in trattamento che usano preferenzialmente questa modalità. Ovviamente da evitare, perché le modalità alternative ci sono: ascolti musica, parli con qualcuno, vai a fare una passeggiata, cioè non devi andarti a provocare delle lesioni che poi appunto possono soltanto, diciamo, diventare sempre peggiori, insomma. Quindi questo come. Esatto. Poi c'è Francesca che ha fatto un commento ironico, però non la cazzio perché lo so che è una persona molto seria, come so che sdrammatizzava. Quindi lo leggiamo e ci facciamo una risata. Come cura la depressione? Propongo la visione del video La Polenta. Funziona, garantisco, altro che i farmaci. E io lo so che tu sdrammatizzavi pure prima che lo scrivessi, Francesca, perché penso di conoscerti quanto basta. E la canzone La Polenta è anche molto carina, molto divertente, quindi consiglio la visione. Se si è magari depressi no, ma se si è un po' tristi con la giornata che gira per storta, te la riaddrizzerà di sicuro. Su questa ci metto la mano sul fuoco. Dopodiché c'è Samuel, o meglio Samuele, che ci scrive. È come se non avessi chiesto aiuto prima di arrivare all'esplosione, Eli lo sa. Grazie per avermi risposto, gentilissime. Di niente, Samuele, siamo qui per questo, cioè di che cosa mi ringrazi? Ok, sì, lo so, la tua vita la so abbastanza, abbastanza, non dico tutta, ma abbastanza. Ok, concludiamo qui il nostro appuntamento. Grazie di essere stati qui in nostra compagnia. Cercheremo di sviluppare altre tematiche, però ripeto, se avete qualche, diciamo, consiglio, qualche cosa di cui volete parlare, che ci volete fornire qualche dato, qualche, che ne so io, qualche argomento a cui tenete in modo particolare, lo dite e io e Angela facciamo in modo di parlarne, va bene? Cerchiamo sempre di essere qui in vostra compagnia e di aiutarvi e supportarvi. Anche questo, come diceva Angela prima,
Anche questo è fare mutuo aiuto, ok? Un bacione a tutti, buona giornata, grazie Angela di stare qui sempre in nostra compagnia. Buon pranzo per chi deve pranzare ancora come me, come anche Angela. Buon pranzo a tutti, buon pomeriggio, buona giornata e pensate a voi stessi. Alla prossima dove approfondiremo ad agosto gli aspetti della depressione e della fobia infantili in questo caso. Ho voluto specificare perché sono delle differenze con l'ansia e la depressione, diciamo, di noi Esatto. adulti. Vabbè, così abbiamo tutto il quadro. Pensiamo anche ai bambini che è anche giusto, sono il nostro domani e ci dobbiamo pensare. Eh Quindi sì, meglio prevenire che curare, lascerei. assolutamente sì, ma io assolutamente sì, Angela, concordo appieno con te. Ciao a tutti, un bacione e fate i bravi. Ciao. Arrivederci.